Via! Il Borgo San Panfilo ha vinto la 25esima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona, ripetendo il successo di 2 anni fa. A portarlo alla vittoria contro il sestiere di Porta Bonomini, il cavaliere Luca Innocenzi di Foligno, con 3 botte e 9 punti, in un tempo di 29:26, contro le 3 botte e 6 punti e il tempo di 33:75 dell'avversario Diego Cipiccia. Oggi è stata una bellissima gara, siamo stati sempre, sempre velocissimi, credo che abbiamo fatto ogni tornata al miglior tempo e quindi eravamo davvero in forma. È stata molto difficile la semifinale con Gubini, quindi faccio i miei complimenti, ma grazie a Dio i 4 centesimi questa volta erano a vantaggio mio e una finale strepitosa. Fatale per il concorrente di Porta Bonomini, una partenza incerta. Terzo posto per Massimo Gubini del Borgo Pacentrano, che aveva chiuso in testa la prima giornata di gare di sabato. Grande soddisfazione dedicato a questo popolo del Borgo meraviglioso. Ho sfidato con un abito, l'ho già detto prima, di 25 anni fa. Lo dedico a delle persone che lo hanno realizzato, che purtroppo non ci sono più, ma persone che sono vive nel nostro cuore. Quindi grazie a tutti, a tutto il borgo, a tutte le signore, al cavaliere, a Luca, a Roberto, Manfredo. Una scuderia meravigliosa di amici, amici veri. Nonostante la pioggia abbia costretto gli organizzatori a posticipare l'inizio del torneo medievale alle 21:30, tutti hanno partecipato con coinvolgimento all'evento. Anche quest'anno una madrina di eccezione, Simona Ventura, che ha rivestito con fierezza i panni della regina Giovanna d'Aragona. Bellissimo, perché insomma, ovviamente fa piacere, ma perché ho letto delle cose della regina Giovanna d'Aragona e in alcune cose mi ritrovo moltissimo nella sua voglia. Voglia di far del bene alla sua gente, difatti queste giostre le aveva create lei, no? Per divertire il suo popolo, era ariete come me, quindi ci sono molti, direi, punti di contatto. La manifestazione si è svolta su 2 giornate e sotto la direzione attenta e scrupolosa degli organizzatori, che scelgono i 600 figuranti, tra cui quest'anno anche il primo cittadino di Sulmona. I cavalieri devono correre in Piazza Maggiore cercando di infilare con una lancia degli anelli di diverse misure. Penso che piano piano ci avviciniamo allo scopo che ci eravamo prefissi, che era ed è quello di far sì che il turismo si leghi fortemente a questa iniziativa e dia lo sprint che serve alla nostra città. Tra il pubblico presente anche il presidente della regione Marco Marsilio.